Salve a tutti, non facciamo altro che sintonizzarci sulle frequenze che diciamo vengono, arrivano da noi, dai pianeti, però magari noi non lo sappiamo nemmeno. Però quando lo sappiamo che abbiamo diciamo questa forma di contatto telepatico che si crea, allora diciamo c'è una presa di coscienza e c'è anche una possibilità, come dire, di indirizzare l'energia in un certo modo. Perché ho sempre dato importanza alle stelle fisse? Perché se andiamo a vedere personaggi storici, diciamo, più famosi, insomma, sono tutti dominati da stelle fisse importanti. Quindi, a partire, per esempio, da Leonardo da Vinci che aveva Fomalhaut vicino al suo maestro l'ascendente, Einstein aveva Sirio sull'orizzonte, c'era Nikola Tesla che lì aveva Sirio sul maestro del suo ascendente che appunto era Venere. Nel cancro, e stasera per dire ci abbiamo quando andiamo a iniziare intorno alle 9 l'allineamento dell'ascendente davanti a Sirio. Quindi è come se noi prendessimo questa energia, la possiamo in qualche maniera incanalare verso un qualcosa di più efficiente, di più benefico per tutti noi. Ci crea benessere, si richiama benessere sul pianeta. E poi c'è l'aspetto, diciamo, che questo effettivamente si verifica, ho guardato, prima di altri 400 anni non ce l'abbiamo, cioè avere il nodo nord, il cosiddetto Rahu, come lo indicano gli Hindu, davanti alle Pleiadi. Ora infatti il Rahu è circa 2 gradi dei gemelli, quindi manca dunque le Pleiadi sono a 29, quindi sono circa 3 gradi di distanza. La congiunzione comincia a essere abbastanza esatta. Quindi in questo caso il nodo poi è un canale, perché è l'intersezione di due orbite praticamente. L'orbita lunare, se questa è l'orbita lunare, questa è l'orbita, diciamo, dell'eclittica, quindi dove il Sole si muove, i nodi sono un punto virtuale, qua è il nodo nord da questa parte e il nodo sud da quest'altra. E quindi questi due punti di intersezione, che sono quelli che poi determinano i vari eclissi, sono molto potenti perché, insomma, sulla energia della Terra si scatenano eclissi, a volte si scatenano movimenti tellurici, quindi tempeste magnetiche in certi casi anche. Quindi passa un certo tipo di energia. Gli orientali dicevano che, per esempio, Ketu era un punto negativo, che sarebbe il punto opposto a dove adesso si trova il nodo nord. Ketu sarebbe dunque se 2 dei gemelli e a 2 del Sagittario praticamente. Beh sì, Keto amplifica sempre delle situazioni in una maniera un po' negativa. Se però vicino anche al nodo nord abbiamo un pianeta, definiamolo così, violento, allora si creano anche lì degli aspetti non positivi. In questo caso noi non abbiamo nessun pianeta violento, quindi. Ma tanto per far capire, per esempio, quando c'è stato l'aspetto del Bataclan, c'era per esempio il nodo nord che era in congiunzione con Marte, per esempio. Oppure quando le Torri Gemelle, idem, con le Torri Gemelle il nodo nord era congiunto alla posizione fra Luna e Marte. Quindi Marte è determinante. Eh sì, Chiaramente. però è la congiunzione con il nodo che diventa, diciamo, piuttosto catastrofica, ecco. Cioè, solo Marte? E il nodo nord è Marte. No, ma dicevo, ah, quindi Sì. Beh Marte determina. sì, è come dire, è un aspetto, come dire, un po' esplosivo. Infatti le Torri Gemelle quando sono venute giù insomma, è stato parecchio esplosivo. Insomma. Il Bataclan sì, è un attentato con delle armi. E se non ricordo male c'è stato anche quando, sì, quando il primo attentato che ha fatto scoppiare la prima guerra mondiale, quando hanno ucciso l'arciduca d'Austria, anche lì c'era Marte congiunto al nodo nord. Diciamo, i nodi devono essere più in queste zone, o equinoziali, o per esempio solstiziali, ecco, lì prendono una forza molto, molto più potente. Nel nostro caso, appunto, qui ci troviamo il nodo nord davanti alle Pleiadi. Quindi c'è uno scontro, perché le Pleiadi rappresentano sempre un'opportunità di trasformazione e di crescita. Le Pleiadi, per esempio, furono avvistate nel momento in cui fu scoperta l'America, praticamente. Ai tempi di Cristoforo Colombo, erano verso il medio cielo anche lì in questo caso, quindi come dire, ci sono a volte dei segnali del cielo che noi non vediamo, però collimano con degli eventi anche piuttosto importanti, che diventano anche interessanti. E quindi se noi lo sappiamo,
Perché non prendere queste frequenze e portarle in una situazione benefica? Ma come farlo a portare in una situazione benefica? Beh, qui mi appello a Pitagora, che è stato lui l'artefice. Praticamente Pitagora ha creato la musica impostando e accordando in base al numero aureo, quindi c'era stata questa scoperta un po' prima da un altro filosofo, Fidia, mi sembra. E cosa fece Pitagora? Non fece altro che prendere una corda, la moltiplicò per il numero aureo e ottenne la seconda corda. Poi la seconda corda la moltiplicò per il numero aureo e ottenne una terza corda, così fino ad arrivare a sette corde. Notò che veniva una scala di suoni armonici, era gradevole, e quindi disse: ecco com'è nata la scala musicale. Non c'era ancora il nome con le note, ecco, ho scoperto che il nome delle note l'hanno cominciato a dare intorno all'anno 1000, quindi figuriamoci. Vabbè, ritorniamo, diciamo, a questo aspetto. Scusa Fabio, ma questa situazione positiva si può canalizzare in una cosa personale anche? Certo, perché ora le frequenze saranno poi tutte armoniche, quindi vanno, come dire, su ogni individuo, poi alla fine ogni suono rappresenta non solo un organo, ma rappresenta una ghiandola, quindi lavoreremo sia sulle ghiandole endocrine, appunto a partire dal timo, tiroide, ipofisi. Ecco, Che l'unica. cosa Cosa dobbiamo aspettarci? dobbiamo Sì, aspettarci? da questa. No, Ma noi lo facciamo anche per avere, come dire, innanzitutto. no, dalla quella situazione astrologica, diciamo. Ah, la situazione astrale di adesso? Sì. Beh, diciamo che questa è una lunazione un po' esplosiva perché la luna di domani è opposta a Urano, anche abbastanza esatta, quindi è un aspetto, come dire, un po' rivoluzionario, se vogliamo, delle energie che abbiamo adesso. Quindi c'è questo scontro fra bene e male che è Ah. anche incanalato dalle stesse Pleiadi. C'è questa lotta, questo conflitto. Quindi si accentua, ci saranno magari dei movimenti tellurici un po' più forte. Avevo scritto il 3 dicembre alle ore 5:30 potrebbe esserci una forte scossa di terremoto, però diciamo, siccome viene da Balcani, insomma, penso che l'Italia non lo tocchi molto, ecco. Comunque attraversa sotto il Mar Adriatico, come direttiva. Ora, insomma, ho fatto, come dire, tante prove e esperienze, di solito quando ci sono questi aspetti e queste congiunzioni, insomma, tornano abbastanza. Almeno quella famosa di, come si chiama, quella che era in Pianura Padana, che c'era stata un po' di A tempo fa. Carpi, quella di Carpi. Quella di Carpi e quella, sì, vicino c'è quell'altro posto, come si chiama? C'è un vuoto mentale. Mirandola. Mirandola, bravo. Meno male ogni tanto. Mirandola, appunto, disse un mese prima, ma che ci sarà una forte scossa, terremoto, sì, perché c'erano degli aspetti che confluiva tra lo scorpione e l'ariete. Siccome lo scorpione e l'ariete sono, diciamo, punti speculari, questi li aveva già capito il metodo trismegisto a suo tempo, quindi non ho fatto altro che riportare delle regoline abbastanza semplici e poi uno le estrapola, insomma. Quindi adesso andiamo a cercare di prendere questa energia e creare un'onda, un'egregora, che crei una situazione benefica per noi e per tutto il pianeta, ecco. L'egregore, come diceva questo mio maestro del passato, Monsignor Elbiter, sono delle energie che si alzano praticamente. Infatti, in queste combinazioni, ora che spesso faccio, infatti la prossima sarà proprio una chiamata angelica del suono, cioè ogni frequenza andrà a collimare con un nome che è incastonato nello zodiaco. Oggi diciamo un pochettino più generica perché prenderemo un po' sia gli aspetti di Sirio, ma la prossima sarà quella proprio sui suoni che si riferiscono ai 72 angeli. Voi direte sempre perché sono 72, anche qui c'è una regola astrologica che ce la descrive Abramo, che però, insomma, devo dire, la Chiesa ce l'ha tenuta occultata per parecchio tempo, perché se andiamo a vedere nel Sefer Yetzirah di Abramo, questa suddivisione lui l'aveva impostata in una maniera un po' cabalistica. I 360 gradi dello zodiaco, se li andiamo a dividere per 5, dà 72. Voi direte perché andiamo a dividere per 5? Perché noi come entità, diciamo, umana, siamo un'energia che è una stella a 5 punte. Vi spiego meglio, l'uomo vitruviano appunto è descritto come una stella a 5 punte. Poi noi abbiamo 5 dita per mano, non è a caso che ce ne abbiamo 5, altrimenti ce ne avrebbero messe 6. E i sensi sono 5, per esempio.
Quindi noi siamo un'entità collegata a un numero 5, dividendo questa energia di 360 gradi per 5, cabalisticamente sostiene 72. Praticamente ogni 5 gradi la divisione di 72 c'ha un nome, c'ha un mantra, che sono dei mantra alla fine. Sono, diciamo, definiti attributi di Dio, perché quelli che finiscono in El sono colui che è simile, mentre quelli che finiscono in Ya è la desinenza al femminile. Quindi gli El sono al maschile e gli Ya sono al femminile. Le due polarità, poi. Le due polarità che poi si ritrovano in un'altra cosiddetta chiamata degli Elohim, che avevo cominciato a fare un po' qualche anno fa, e uscirà poi in questo nuovo libro che si chiama appunto Sul Suono, Tutto Sul Suono. Un metodo, insomma, uno può usarlo come uno può usarlo, ecco. Però anche qui gli Elohim, chi sono? Gli Elohim sono appunto queste 32 energie che appaiono nominate nel momento della creazione. Anche qui nel Sefer Yetzirah si parla della creazione in 7 giorni, cioè se furono 6, poi il settimo giorno, diciamo, si riposò l'entità suprema. E 32, praticamente abbiamo prima nominato un elemento che riguarda il 2. Yah e El sono le due polarità, maschile e femminile. Noi diciamo siamo una struttura umana che è maschile e femminile, e siccome la nostra struttura umana polare, se la eleviamo alla quinta, quindi 2 alla quinta ci dà 32, che sono appunto le componenti delle nostre energie nelle mani per diventare dei creatori universali. Però per fortuna non abbiamo ancora una coscienza elevata, perché se non c'è una coscienza elevata di queste cose, insomma, rischiamo di fare dei danni grossi, insomma, come ora un po' anche le manipolazioni genetiche, alla fine non si sa dove ci porteranno, ecco. Va bene. Quindi dopo questa introduzione un po' particolare si può iniziare a entrare nella struttura del suono. Di solito sono quasi tutti accordi, perché appunto l'accordatura è fatta in maniera che se un pianeta è malificato nel proprio tema natale, quindi un'opposizione la posso trasformare in un trigono. In che senso? Se per esempio prendiamo Sole e Luna che sono opposti, il Sole rappresenta il Do e la Luna rappresenta il Mi. Se io voglio creare l'accordo, che sarebbe appunto la prima, la terza e la quinta, ogni accordo è fatto sempre da 3 note, prima, terza e quinta, oddio, scusate, prima, terza e quinta. Praticamente la nota che manca per ottenere l'accordo è il Mi. Quindi Do Mi Sol crea il Do maggiore e crea il trigono fra il Sole e Luna e il Sol, praticamente. Quindi tutti questi accordi che noi andiamo a prendere si possono riversare anche sul nostro corpo, sul nostro fisico, perché ogni chakra corrisponde a una nota musicale, corrisponde a una frequenza e corrisponde a un pianeta. Quindi quando vado a prendere poi, perché ci sono anche, come dire, anche delle sedute individuali in cui si va a prendere proprio le frequenze personali. In questa maniera però, generalizzando, si prende sia le frequenze, diciamo, che ci arrivano in questo momento dall'universo. La domanda che viene da farsi è perché, diciamo, ho scelto il quarzo. Ecco, forse questa è un'altra spiegazione interessante. Perché in effetti prima ho usato in passato delle campane di metallo, però non mi avevano suggerito mai ma niente di particolare. Sì, come dire, hanno un bellissimo suono, un effetto importante. Poi ci fu questa mia amica con cui avevo fatto questo primo libro, che si chiama Il metodo armonico fra cielo e terra. Mi disse: ma perché non andiamo a vedere, ho queste 10, no, 7 campane di cristallo, c'era una anche di selenite, era. Mi dissi: ah, perbacco, dico, boh, ora quando c'è un'occasione, insomma. Insomma, dopo 6 mesi alla fine mi ci sono fermato per vedere cos'era. E quando sono entrato, diciamo, nel suo centro yoga, ho sentito questi quattro suoni e ho detto: ah, ecco come si fa a suonare una carta del cielo. C'è stata, come dire, una folgorazione istantanea, senza riuscire. Ho detto: ma come ho fatto a non pensarci prima? Perché in effetti il quarzo è uno strumento particolare, cioè veicola sempre delle memorie. Cioè, che vuol dire? Per fare un esempio principale, per esempio i computer sono costituiti da silicio, quindi le memorie è un silicio che è un quarzo praticamente. Il clock dell'orologio del computer è un quarzo, quello è proprio un quarzo naturale che viene tagliato in un certo modo. Se sollecitato da due elettrodi,
di circa 0,7 volts, 0,8 volts, comincia a oscillare, per cui infatti i primi orologi al quarzo oscillavano intorno agli 8 MHz, quindi 8 milioni di Hz in un secondo, mentre gli orologi di una volta c'erano il bilanciere che poverina faceva soltanto, che ne so, 3-4 oscillazioni in un secondo, insomma. Quindi il metodo di misura è diventato molto più preciso perché, insomma, un clock che ti lavora 8 milioni di Hz vuol dire che ti spacca il secondo in milionesimi di parti, ecco. Quindi la misurazione diventa molto molto più precisa. Ma attraverso il quarzo si veicola anche, come dire, il pensiero, le forme pensiero sono trasmesse. Infatti i famosi teschi di cristallo che furono trovati gradualmente, prima delle piramidi dei Nazca, poi nel periodo degli Aztechi, anche lì hanno trovato un paio di cristalli di quarzo, furono analizzati e tutti rimasero anche meravigliati, diciamo, di come questa purezza di questo quarzo limpido potesse essere stata fatta, perché sicuramente era una lavorazione, insomma, e nessuno conosceva una tecnologia tale da poter lavorare, tanto che pensavano avevano un'origine extraterrestre questi teschi di cristallo. E ci fu proprio il direttore della Hewlett-Packard, che era quello dei laboratori che costruisce le stampanti e poi i computer, e disse: ma questi sono un sistema di rice trasmittente, probabilmente per collegarsi con qualche intelligenza extraterrestre, ecco. E quindi il quarzo, infatti le campane di quarzo non è molto che le costruiscono, proprio per il fatto che devono essere fuse intorno ai 2000 gradi, quindi come tecnologia, insomma, abbiamo bisogno di forme un po' particolari. Essendo silicio purissimo, al 99% o al 98%, però insomma è tutto sull'ordine del 90%. Infatti ha un'oscillazione, una vibrazione molto particolare, e il quarzo quindi permette di veicolare delle informazioni. Quindi lavora sul corpo, che per esempio, essendo anche noi fatti di silicio, entra in risonanza con tutte le parti del nostro silicio, il sangue entra in risonanza, tutti gli organi. Qui è stata fatta proprio una misurazione organo per organo. Quindi si era già capito che, per esempio, gli organi, anche utilizzando uno xilofono, potevano essere influenzati beneficamente, però con una campana di cristallo, diciamo che ha un suono molto, molto più potente, si può appunto sentire che non c'è amplificazione, ma oscilla in un modo notevole. Quindi va a lavorare proprio sul corpo fisico e sul corpo metafisico.